Anticipazione una vita. Puntate spagnole. Trini nei guai. Arriva l'ex fidanzato. I telespettatori italiani che seguono con tanto affetto le vicende della soap opera spagnola Una vita, molto presto scopriranno che la simpatica e tenace Trini si metterà nei pasticci. Precedentemente vi avevamo rivelato che a casa Palacios farà ritorno il figlio di Ramon, Antonito. Il ragazzo in questione porterà con sé una marea di guai. Forse nessuno sa che il fratello di Maria Luisa possiede una capacità innata, quella cioè di cacciarsi nei pasticci. Dunque, per quale motivo il giovane è approdato improvvisamente ad Acacias 38? Per forza di cose Antonito svelerà al padre un'amara verità. Sta fuggendo da Pat Veracruz, un detective nordamericano ingaggiato da un cliente di New York. È emerso, grazie alle anticipazioni spagnole Una vita, che il giovane avrebbe truffato un uomo vendendogli la Statua della Libertà. Questo sarà solo uno dei problemi che il figlio di Ramon creerà nel paesino iberico. Quando sembrerà che Veracruz lasci per sempre Acacias 38, il giovane Palacios prometterà al genitore di comportarsi correttamente, ma soprattutto affermerà di volersi mettere alla ricerca di un lavoro dignitoso. Antonito però non riuscirà a stare a lungo lontano dai guai, perché alcune ore dopo proporrà a Victor un affare illegale. Lo scaltro giovane, appreso che a breve il figlio di Juliana inviterà due clienti per una partita a carte, proporrà all'ingenuo pasticcere di organizzare una vera e propria bisca clandestina. Le intenzioni del figlio di Ramon sono quelle di poter guadagnare tanto denaro allo scopo di poter tenere un alto tenore di vita. Appreso questo discorso, il figlio di Leandro affermerà che tempo fa lui e Felipe organizzavano delle partite a carte alla Deliziosa. Lo stesso preciserà inoltre che tale attività portava ad avere degli introiti davvero alti. Nonostante però i vari sotterfugi per tenere nascosta questa attività illecita, i due ragazzi verranno scoperti da Trini. Cosa farà la donna? Invece di arrabbiarsi, si metterà a giocare proprio come un uomo. E pur di raggiungere le sue intenzioni, Trini acquisterà due biglietti per il teatro, al fine di tenere lontani Ramon e Maria Luisa. Il padre di Victor, però, a un certo punto si renderà conto di aver dimenticato i ticket a casa e tornerà indietro. Ed è in questo preciso istante che si renderà conto di cosa sta accadendo. La Crespo si giustificherà dicendo di aver voluto prendere delle lezioni di inglese da Antonito. Il nobile uomo fingerà di crederci, ma la mattina seguente rimprovererà i suoi parenti, dicendogli che quella che stanno intraprendendo è un'azione illegale, perseguibile dallo Stato spagnolo. Ma questa dichiarazione non spaventerà per nulla Trini e Antonito, anzi i due continueranno a praticare le bische clandestine. L'impavida moglie di Ramon, quando scoprirà che Arturo andrà via di casa per qualche tempo a seguito della scomparsa di Elvira, riuscirà a procurarsi le chiavi per fare in modo che il gioco illegale venisse praticato segretamente in quell'abitazione. Ed è in questo contesto che la Crespo incontrerà un conoscente di Cabrahigo, Benito Lobo. I telespettatori italiani molto presto apprenderanno, grazie a un dialogo tra la signora Palacios e Lolita, che quell'uomo è stato il fidanzato di Trini. La domestica apparirà preoccupata dall'arrivo di Benito Lobo, tanto che consiglierà alla sua amica di stare allerta e di non dare tanta confidenza, onde evitare spiacevoli malintesi. Che risvolti avrà questa storia? La Crespo, come suo solito, si ficcherà nei pasticci?
È emerso, grazie alle anticipazioni spagnole una vita, che il nuovo arrivato deciderà di intrattenersi più del dovuto a Cayo Acacias con lo scopo di riconquistare Trini. Ramon si accorgerà che la sua amata, durante le sere, uscirà sempre più spesso, accampando la scusa che dovrà andare da Celia per svolgere delle azioni di beneficenza. Ma il Palacios non crederà alle parole della sua dolce metà e la seguirà. L'uomo scoprirà ben presto che nella casa del colonnello si svolgono delle partite di poker. Dopo essere stati scoperti, Antonito e Trini preciseranno che l'oro è solo un semplice passatempo. Il padre di Maria Luisa, in un primo momento, si tranquillizzerà, poi però chiederà alla Crespo spiegazioni su Benito. La donna dirà semplicemente che è un suo compaesano, omettendo la verità. Quali sono le intenzioni di Trini? Con quale scopo ha mentito al suo amato? Restate in nostra compagnia se volete scoprire ulteriori anticipazioni una vita. Anticipazione una vita, puntate spagnole. Ursula finisce in manicomio. Samuel si vendica di Blanca e Diego, rapendo il loro bambino. Sta accadendo di tutto nelle puntate spagnole di una vita. Come ben sapete, il fulcro della nuova stagione della soap è rappresentato dall'amore impossibile tra Blanca e Diego Aldei. La figlia di Ursula, in un primo momento, ha sposato il fratello del suo amato Samuel, per poi capire di amare l'altro consanguineo. Dall'unione dei due innamorati è nato il piccolo Moises, sequestrato alla nascita dalla crudele di Senta. Tramite una serie di escamotage e sotterfugi, Blanca e il suo amato sono riusciti a mettersi sulle tracce del piccolino e a riportarlo sano e salvo a casa. Ora le nuove anteprime annunciano qualcosa di clamoroso. In quartiere giungerà il padre della perfida istitutrice che in passato l'ha ripudiata a causa di un triste avvenimento. L'uomo schiaffeggerà sua figlia e ordinerà che venga al più presto internata in un istituto psichiatrico. E vi annunciamo che ciò accadrà realmente. Proprio quando Blanca deciderà di recarsi da lei per un ultimo saluto, la donna verrà allontanata con la forza. Le vicine resteranno sconvolte nel vederla urlare e implorare come una forsennata perdono. Blanca e Diego invece decideranno di lasciare per sempre il quartiere e cominciare una nuova vita altrove. Samuel invece si allontanerà senza farsi vedere e raggiungerà il manicomio. Qui pretenderà di vedere Ursula, che non esiterà a prendersi gioco di lui. L'Aldei però non si lascerà divorare dal panico e, mosso dalla rabbia, dirà che farà di tutto per rovinare la vita di suo fratello e di Blanca. Rincasato, la giovane gli proporrà di partire insieme a loro per Hueva, la meta prescelta per ricominciare. Il ragazzo, ripensando alla promessa fatta ad Ursula, deciderà di declinare l'invito. Blanca, successivamente, penserà bene di recarsi in sanatorio per dare l'addio a colei che l'ha messa al mondo e fatta tanto soffrire. La donna, dopo un trattamento forte però, sembrerà essere completamente fuori di senno e infatti non risponderà né alle implorazioni della figlia né ad altri stimoli esterni. La giovane, invasa dai sensi di colpa, inizierà a provare un forte senso di pietà. Poi, rincasata, si dedicherà ai preparativi per la partenza, determinata a lasciare subito Cayo Acacias, quel quartiere che se da un lato le ha fatto trovare l'amore, dall'altro le ha procurato enormi sofferenze. Samuel, che come più volte è spoilerato, sembrerà essere diventato improvvisamente buono. Calerà giù la maschera e, approfittando di un momento di distrazione di Blanca e del suo amato, rapirà il piccolo Moises.
Tutto questo accadrà proprio mentre Diego si accorgerà che dietro l'uccisione di Haim Aldei, suo padre, si nasconde l'ombra nera di Ursula e di Samuel. E ci chiediamo, dove verrà portato il bambino? Questo avvenimento è solo l'inizio di un triste epilogo? Vedremo, resta da capire che fine farà Ursula. Resterà internata nel sanatorio mentale oppure Samuel l'aiuterà ad uscire? La dissenta in passato è stata violentata da alcuni uomini senza scrupoli e dopo aver dato alla luce le gemelle Blanca e Olga, che ritornerà ad Acacias per poi morire, è stata ripudiata da tutta la sua famiglia. Nelle puntate spagnole ad oggi non sono emersi altri dettagli sul suo passato doloroso, ma riteniamo che l'ex complice di Cayetana nasconda ulteriori terribili segreti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.